È strano ritornare qui ora così. Un posto che usavo come rifugio quando stavo male e pensavo di morire di solitudine. Buffo come la storia si ripete. Allora, stanotte per la prima volta ha usato una pistola. Questo tizio è più pericoloso da vicino. Ricordate, più vi avvicinate e più lo avvantaggiate. Ma signore, se non possiamo avvicinarci, come lo arrestiamo? Ricordati l'addestramento. Ora è ricercato per aver ucciso un poliziotto, puoi sparargli a vista. La stanza dell'assassino. No, signore. Vorrei tanto saperlo anch'io. Bisogna avere fiducia nel dipartimento. Non ha ancora commesso errori, ma lo farà. Cosa dovremmo provare? No. Nessun sospettato, signore. È stata una decisione azzardata, tenente. La responsabilità di chi ha mandato Ronan da solo è solo sua. Stanotte abbiamo perso uno dei nostri e non avete nemmeno una pista. Senta, indossava dei guanti e non ha toccato niente nell'appartamento, a parte la maniglia e la porta d'ingresso. Non ha lasciato impronte né tracce di alcun tipo. E se pensa che non voglio fargliela pagare, si sbaglia di grosso. Moderiamo i termini, Rex. Tutti sanno che era suo cognato. Non c'è bisogno che ce lo ricordi. Ma se perde ancora il controllo, altri faranno la fine di Ronan. Mi sono spiegato? Trovi questo tizio. Ho un indizio che ci porti da lui. Ora! È un ordine. Sì, ho capito. Dov'è quel dannato dossier sul killer della campana? L'ho lasciato in ufficio. Vorrei poter dire che è la cosa più strana che ho visto stanotte.
serve l'informazione sulle inquiline scomparse. Ho trovato quello che cercavo. Meglio andare a vedere se Joy ha scoperto qualcosa. Quell'assassino mi terrorizza. Non so cosa dirti. Non sono della squadra omicidi. Lavoro qui solo da 6 mesi. Tanti poliziotti, di solito. No, direi di no. Sono nella polizia da quasi 20 anni e sono ancora vivo. Però quando succede ti si gela il sangue, vero? Forse perché non capita spesso. Voglio diventare un agente operativo prima. Ci è stata solo una giornataccia. Figliolo. Anche quando aveva ragione. Pensavo che fare il poliziotto fosse un lavoro sicuro. Tu l'hai salvata. La sua malattia l'hai resa sopportabile. Chissà, forse ora siete insieme. Thank you.
avviene in modo diverso, ma c'è un fervore di fondo che li accomuna. Per questo non sembrano correlati. Neppure la polizia se ne è accorta, a parte l'agente Baxter. Non so se posso fidarmi di lui, ma è la mia unica speranza. Hai ancora retta alla tua amica maga? Lo sai che di quella robaccia spirituale me ne frego, ma ha scoperto qualcosa. I risultati sono risultati. Se trovi una fonte più affidabile, fammelo sapere. Certe volte preferirei fare l'impiegato. La squadra antiterrorismo riuscirebbe ad arrestarlo. Robinson ha portato la ragazzina nella stanza. Secondo te sa qualcosa? Lo scopriremo. Robinson fa il gentiluomo, ma ha metodi di convincimento tutti suoi. Sì, sa quello che fa. Io scommetto su di lui. Perché eri dentro? Troppo complicato da spiegare. Diciamo che non volevo fosse un giudice a decidere come dovevo passare il resto dei miei giorni. Preferivo scegliere io. In ogni caso, ora non ha più importanza, no? Se fosse così, non saresti ancora qui. Vuoi una mano? No, no. Poi anche tu hai i tuoi problemi, mi pare. Me la cavo da solo, come ho sempre fatto. Però ti ringrazio.
Ognuna di queste chiavi costituisce un reato. Ognuna. Te ne rendi conto? No? Bene, peggio per te. Stai comoda, rilassati. Ne avremo per un po'. Cazzo! Ok. Senti, magari posso aiutarti. Il diario di tua madre è qui? Sì, e mi serve per trovarla, ma come ti ho già detto, tu sei morto! Cosa pensi di fare? Ehi, conosco questo posto meglio di te. Con chi lavorava tua madre? Chi? Non lo so! Lo chiamava il bastardo. Baxter. Certo. Il suo ufficio è al secondo piano. Seguimi, ti ci porto, andiamo. E dove? Mi controllano. Non per molto. Seguimi, superiamo i poliziotti e arriviamo alla porta dall'altro lato. Una passeggiata? Già, l'ultima volta ti hanno beccata, Magellano. Stai giù o ti vedranno. Va bene. Uno di voi ci ha messo le mani? Vai avanti. Molto brava. Ci siamo quasi. Non mi serve una cheerleader. Ehi, siamo arrivati qui o no? No, e poi sei morto. C'è poco da stare lì. Ehi, io... Che schifo. Non riesco a passare. Dammi una mano. Non puoi... volarci volare? Sopra? Sono un fantasma, non un aereo, ok? Comunque hai bisogno che ti dica qual è l'ufficio. No! Non leggermi nel pensiero e... non pensare a niente di strano. Ok, ora siamo pari. Ok, ora esci. Ci penso io. Questo posto è stregato. Ehi,
fretta. Questo non dovrebbe succedere. Ah, c'è mancato poco. Dove sono tutti? I detective di solito lavorano di giorno. Qual è l'ufficio di Baxter? In fondo al corridoio a destra. Ok. Vuoi farti ribeccare? Sei silenziosa come un tornado. La scrivania era già così. Sì, lo so. Quanti nascondigli ci saranno mai in una stanza così piccola? Chi lo sa? Fatto sparire il verbale del tuo arresto, vero? Ora ho le prove. Non ha mai usato quel verbale per ricattarmi. Oh, prenditela comoda, eh? Senza fretta, tanto il diario si trova da solo. Ok, calmati un secondo. I poliziotti non lasciano le cose in vista. Fammi pensare. Dai, dobbiamo trovare quel diario. Un nuovo messaggio. Puoi controllare la segreteria telefonica? Ok. Baxter, ti ho tolto il caso, lo sai benissimo. Mi servono tutte le cartelle e il diario della medium, subito. Rex cercava il diario, deve essere ancora qui da qualche parte. Bene. Ci deve essere un chiavistello nascosto. Meglio che glielo dica. Forse l'ho trovato. Fammi vedere. C'è un pulsante sul lato della rastelliera. Sì, eccolo! Ti prego, dimmi che capisci cosa sono questi simboli. Sì, più o meno. Strano, l'ultima cosa che ha scritto è «Mi ha scoperto».
Oh no, vuol dire che era sulle sue tracce. Non puoi saperlo. Dai, muoviamoci. Oh, merda. Ma cos'è quello? Il museo. Che strano. Perché era nel suo diario? Non lo so. Ma prendilo, lo capiremo più tardi. Deve essere qui. Io guardo qui. Tu negli uffici sul greco. Bene, andiamo. Non farti vedere. Vai, vai! Forza! E stai giù. Devo assicurarmi che la via sia libera. Rex. Chi è? Qualcuno da evitare. Al mio segnale, corri verso quella stanza laggiù. Salve, tenente. Aspetti un attimo. Sai perché è scattato l'allarme? Vai, vai, vai! Una piccola tempista è scappata dalla cella. Una squadra sta perlustrando il palazzo. È parente di Odile. La stanza è chiusa a chiave dall'esterno. Appena la troviamo glielo chiedo. Ah, cavolo, ma che posto è questo? La stanza dell'assassino. Tutto il materiale su di lui. Beh, ho trovato quello che cercavo. Ci vediamo. Ehi, continua pure da sola. Ti farai ammazzare. Ti devo un favore. Ok? Cazzo. Ehi, non puoi andartene così. Se ci tieni tanto, perché non te li trovi da solo gli indizi? Non troverai tua madre senza di me. Cosa? Esci subito, vai alla stazione di polizia, prendi il mio diario e non tornare. Tua madre ha tenuto quel diario per trovare l'assassino. Non ti servirà a scoprire cosa le è successo. Tutti e due stiamo cercando delle risposte e le avremo solo trovando l'assassino. A me serve una mano nel mondo reale e a te un investigatore. Il suo ultimo caso...
cimitero di Ashland Hills. Loro non ci credono, ma è lì. Cosa? Non lo so, forse... Mia madre pensava che il caso fosse collegato al killer della campana, e la polizia no. Ok, ci andiamo. Ashland Hills. Io e te? Dai, dobbiamo aiutarci. Hai molto più bisogno tu di me. Allora, siamo una squadra? Va bene. Per adesso. Adesso è ciò che mi rimane. Ronan. Mi chiamo Ronan O'Connor. Joy. Davvero? Ronan sarebbe meglio? A chi si sono ispirati i tuoi genitori? A un gladiatore? Andiamo al cimitero, allora? Già. Prima devo fare una cosa. Quindi ci vediamo lì. No. Non mi scaricherai di... Prova a seguirmi e l'accordo salta. Ci vediamo lì, se così deve essere. Altrimenti non era destino. Farai meglio a venirci, ragazzina. Sei l'unica persona viva che mi rimane.